Eccoci in GIMP, proviamo un attimo a vedere se riusciamo a leggere questa nostra, dunque eravamo sotto Salazar Documents, abbiamo un IV layout standard, vedete qui si vede che è fatto esattamente come quello che abbiamo visto, apriamo questo documento e vedete che abbiamo qui il nostro modellino nelle sue rappresentazioni, quindi abbiamo praticamente la faccia di fronte, delle facce laterali, l'altra faccia laterale, la faccia di dietro, sono un po' rovesciate, quindi dobbiamo un po' arrangiarci. Ecco, allora la cosa importante qua è che io posso mettere su questo modellino delle immagini che ho già. Allora io adesso, per semplicità di questa dimostrazione, più che mettere delle immagini, cercherò di colorare i vari pezzi del modellino. In modo tale, ecco, vedete, quindi cominciamo dalla parte più semplice, che è la parte di sotto, e poi cercheremo di colorare in modo diverso a fasce, insomma, i vari pezzi del modellino. Nei casi più reali, ad esempio, qui si potrebbe, se voi avete ad esempio delle foto di questo oggetto proprio reali, potreste prendere le foto e adattarle, allora potreste avere addirittura una resa veramente molto realistica. Ma i fini per imparare come usare le UV, eccetera, per il momento facciamo le cose semplici. Allora, per fare le cose semplici, solo una cosa: dobbiamo lavorare con i layer, perché questo è un layer che ci serve solo di aiuto, ma non ci dà nulla. Cioè, secondo noi, una volta che abbiamo messo i colori, il layer non significa più niente, è solo una sorta di griglia di lavoro. Quindi noi dobbiamo aggiungere un nuovo livello trasparente, e quindi vedete che noi abbiamo il layer 1, che è quello dell'UV layout, e il livello trasparente nostro, dove è quello su cui noi andremo a lavorare. Allora, lavoriamo su questo livello. Allora, uno dei modi più semplici per lavorare quando si vuole colorare, diciamo in questo modo, è prendere il lazzo e cercare praticamente di delimitare delle zone. Quindi cominciamo dalla base. Supponiamo che la base la selezioniamo, vedete che seleziono vari punti con posizione, faccio clic, ok, perfetto, vedete che ho definito un'area, e l'area di sotto del modello la voglio fare di un colore, per esempio questo colore scuro. Quindi ho selezionato il colore, vado a prendermi questo oggetto e lo butto qua, e vedete che tutta la base è scura. Adesso poi qui in realtà, se per fare i fini bisognerebbe poi aggiungere anche sbavando un po' fuori, ma non lo faremo, perché andiamo avanti e proviamo a fare tutto il resto. Da tutto il resto cosa vuol dire? Che proviamo ad andare a dipingere la parte di sotto della nostra torre, quindi facciamolo per esempio bianca in uno scalino, cioè quella specie di scalino che c'è. Quindi per fare la cosa prendiamo ancora il lazzo, questo, e prendiamo questa parte, vedete che si va anche qui una specie di cucito, ecco questa parte qua, la facciamo per esempio, scegliamo un altro colore, facciamo gialla. Prendiamo un giallo magari un pochino per esempio questo è un pochino migliore, quindi prendiamo questa parte, facciamo escape, quindi prendiamo il nostro oggettino questo e coloriamo in giallo questa parte qua, ok, andiamo un po' avanti e cerchiamo di colorare in modo diverso le altre varie parti, quindi prendiamo questo parte qua, e te che in questo modo, usando il lazzo, io posso andare praticamente un po' su quelli che erano i nodi della rete. Qui prendiamo un colore blu, se lo troviamo, ok, prendiamo il nostro oggetto qua, facciamo in blu questa parte. Poi proviamo a fare, la cosa ci rimane ancora, mettiamo ancora solo più altri due colori, quindi magari questa zona qua e questa zona qua. Allora, per farlo facciamo idem come sopra, cerchiamo di tirarci dietro,
anzi no, scusate, facciamolo proprio fino in cima. Adesso la faccio con colori singoli, ma va da sé che si potrebbero essere mettere degli tre texture. E nelle texture mettiamo qui ancora, vediamo se riusciamo a trovare una specie di arancino. Prendiamo il nostro solito, è diventato arancino, e poi facciamo solo quest'ultima striscia di un altro colore ancora. Quindi questa striscia la prendiamo, la cima la lasciamo senza colore, tanto si vedrà una sorta di bianco grigetto. Ecco, questa cosa qua la facciamo, quale altro colore possiamo avere? Una specie di verde. Quindi così abbiamo messo il verde anche qua, ok? Allora a questo punto voi direte, però dovrei rifare tutto il lavoro anche per le altre facce, vero? Però si potrebbe anche fare in un altro modo, nel senso che io posso selezionare praticamente questo coso qua, quindi uso questa tecnica per selezionare, faccio CTRL-C e poi CTRL-V e ho una copia, vedete che posso spostarmi e posso spostarla qua. Bello, vero? Poi faccio ancora CTRL-V e c'ho quest'altra copia che devo spostare verso l'altro, però dovrei ruotarla. Per ruotarla, cioè, qui tra l'altro ecco, la rotazione si potrebbe anche fare in Blender, se ruotare la cosa. Ecco, dicevamo, per ruotarla dobbiamo ruotarla, possiamo ruotarla questa, basta che io seleziono soltanto il livello, questo layer, vedete che è quello che sto muovendo, e poi posso andare sulla trasformazione qua e fare il ruota maiuscolo R e gli dico 180 gradi. Ruotiamo, vedete che mi ha spostato soltanto questo, mi vado a riprendere questo trasformatore e lo posso mettere qua, vedete che l'ho messo lì. Poi posso fare CTRL-C, CTRL-V e mi prendo l'ultimo elemento che vado a mettere qua sotto. Ok, a questo punto praticamente quello che abbiamo è una, vedete che abbiamo questa zona che dobbiamo trasferire e sottogliamo la selezione, quindi abbiamo soltanto questi due livelli. Ecco, quello che dobbiamo usare di tutto ciò non è tanto la parte che abbiamo usato prima, ma questa nuova parte, questo livello trasparente. Quindi dobbiamo rendere fondamentalmente non visibile la parte layout standard che avevamo prima e esportare soltanto questa parte qua. Quindi salviamo in un formalismo, dunque no, facciamo un export, esporta e salviamo ad esempio UV layout standard png, e questo qui lo chiamiamo invece di UV layout, standard è il nome del cubo, è giusto per cose, invece di UV layout facciamo UV layout texture. Ok, questo è interessante perché se esportiamo questo UV layout texture, poi a questo punto usciamo finalmente da GIMP, torniamo nel nostro oggetto che abbiamo qua e proviamo a tirarci su questo oggetto, vediamo un po' se lo troviamo. Allora dovremmo trovarlo sotto documenti, eccola, UV layout texture, questo, apriamo l'immagine. Ecco, vedete che l'immagine a questo punto si è sovrapposta esattamente sopra il mio UV layout, perché così l'abbiamo costruito. Okay? Ci fossero dei problemi che non fossero perfettamente aderenti, potrei spostare i punti in maniera tale da renderli aderenti. A questo punto, per vedere se il lavoro che abbiamo fatto ha un senso, cosa facciamo? Prendiamo questo e gli chiediamo di vedere il nostro oggetto texturizzato. E voilà, vedete che il nostro testo, noi abbiamo praticamente riportato i colori sul nostro oggetto. A questo punto, ecco, solo per rifinire, bisognerebbe, vedete che qui manca qualcosa, perché una di queste opzioni probabilmente è tipo, credo questa, vedete che il rosso
non fosse questa, vedete che qui ci sono dei margini, quindi per evitare quella cosa lì è sufficiente venire anche qua e selezionare i punti che e poi li spostiamo, quindi in modo tale, sperando che siano questi. Ok, cioè, mi sembra comunque di aver visto delle cose che si spostano. Ok, si sono ridotti e quindi allora, la parte rossa vedete che si è un po' aggiustata. Comunque con molta pazienza comunque si riesce a chiudere praticamente questi pezzi. Al momento non lo faccio per esigenza di lunghezza, comunque dovreste mettervi lì o facendolo qua o a livello di gimp. Queste parti qua si possono fare o muovendo i punti qua della UV texture o muovendo i punti equivalenti nella parte gimp. Comunque supponiamo che a noi ci vada anche bene questa colorazione. Adesso l'obiettivo, cioè questa testurizzazione andrebbe bene per Blender, ma non va ancora bene per Second Life, quindi dobbiamo ancora fare un processo per trasformare questa UV map, che comunque è già quasi buona anche con i difetti che abbiamo visto, in un qualche cosa di buono per Second Life, e lo vedremo alla prossima.